Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo tutorial. Oggi vi insegnerò come si crea un launcher personalizzato di S4 League. Come vi faccio vedere ora, praticamente è una foto di sfondo del launcher che l'ho creato io e vi insegno come si crea. Ok, iniziamo. Prima di tutto vi servono quattro cose. Uno di tutto il programma principale che è PE Explorer, secondo un programma che per modificare le foto, per esempio Paint, quello che avete come una foto ovviamente, quello che volete, io ho preso questo, e per facilitare tutto il lavoro vi serve anche un convertitore di immagine che vi abbassi la risoluzione dell'immagine. Ok, ci partiamo. Prima di tutto andiamo nella cartella principale di S4 League, che praticamente, ok, alla playa S4 League 2, il mio, vabbè, copiamo ovviamente, aspettate un attimo, la cartella, sì, ok, dovete copiare i patcher, ok, copiate e incollate qua, cioè da qualsiasi parte. Ok, abbiamo copiato i patch. Ora avviate il PE Explorer. PE Explorer non è un programma gratuito e quindi dovete non comprarlo, ma ci sono altri modi per averlo gratis che ve lo dirò in un altro video. Comunque oggi iniziamo con questo. Ok, dovete andare su file, open file, cioè vuol dire apri il file. Dovete andare sul posto dove avete messo il file, io ho messo sul desktop, quindi vado sul desktop, apri, vabbè, lasciamo perdere, poi dovete andare su praticamente qua, che si chiama risorse editor, cosa cavolo del genere. Poi dovete andare su bitmap e primo 129, dovete praticamente fare così. Copiare questo file, dovete fare save as, nel senso salva, un attimo, dovete fare così, un attimo, ecco, questo salva come, poi lo salviamo sempre nel desktop, salvare con così. Ok, abbiamo il file. Ok, abbiamo finito il primo passaggio. Secondo passaggio dobbiamo aprire Paint. Ok. Prima di tutto guardiamo quanto è la risoluzione del coso. Ok, 79x551. Poi per facilitare tutto dobbiamo aprire il Free Image Convert Resize, che praticamente vi abbassa la risoluzione della foto, quindi facciamo add, cerchiamo la foto, ok, che è questo, apriamo. Ok, andiamo su Pixels. Ok, togliamo Keep Accurate, praticamente è il coso che ci permette di, ah vabbè, abbassare la risoluzione. Dovete togliere comunque questo, se no mi dà sempre una risoluzione che è pari, ma ok, guarderete, vabbè, lasciate perdere, dovete solo togliere questa cosa. Ok, dobbiamo mettere la risoluzione 799x551, 799x551 51. Mi raccomando, togliete questo click. Ok, noi praticamente, vabbè, lo mettiamo sempre su desktop. Ok, converti, ok, convertato, ok. Ok, ora abbiamo, vabbè, questo è il file originale, lo mettiamo da un'altra parte, questo è il file quello lì, con la risoluzione bassa. Ok, guardiamo, vi faccio vedere. Proprietà, risoluzione, dettagli, 799x551. Ok, apriamo una pagina di Paint, ovviamente dobbiamo aprire un altro. Trasciniamo prima il file quello lì, quello che abbiamo salvato dal file launcher di S4 League, e apriamo quella un'altra parte, quello che vogliamo mettere. Ok, vi raccomando di lasciare la parte rosa perché dovete lasciarlo. Ok, tanto copiamo
selezioniamo il file da prendere più o meno. Vabbè, io lo prenderei così, taglia, ok, incolleremo così e abbasseremo un attimo le cose. Cioè, se volete lasciare queste cose qua così, vi consiglio di fare così. Ovviamente mettere la foto proprio sopra questo launcher. Ok, diciamo che abbiamo menato. Ok, poi alla fine salviamo, basta. E poi la foto di quello prima ci diventa così. Ora non dobbiamo fare altro che chiudere tutte queste pagine di Paint, ok? Dobbiamo andare sempre su Bitmap, ok? Poi dobbiamo fare in modo che così dobbiamo aprire e togliere, cioè levare questo file. Aspettate, dobbiamo un attimo prendere file import. No, che cacchio. Ah, ok. Ok ragazzi, siamo rimasti qua che dobbiamo andare su Resource Shift, dobbiamo cliccare due volte sulla foto nel programma P-Explorer. Ok, poi dobbiamo aprire un'altra foto comunque, cioè il file che abbiamo preso, che è questo. Ok, poi dobbiamo fare ok, sì, yes. Ok, poi dato che ok, andiamo. Creiamo una cartella, se no ci dice di sostituire il file che avevamo su desktop. Vabbè, ora dobbiamo fare altro, devo fare, dobbiamo fare altro che fare salva come. Poi dobbiamo andare nella cartella che abbiamo creato, la cartella numero 3, ok qua. Ok, salva. E vedrete che vi ha creato un'altra, ok, vi faccio vedere, un altro launcher come quello di prima. Vabbè, questo qui non dobbiamo fare che tagliare o copiare come volete, andare nella cartella di Ala Playa, che sarebbe un attimo, ok, programmi 86, Ala Playa, S4 rig, ok, incollarle qua. Qua e dovete sostituire, sposta e sostituisce, bene, continua. Sì. Ok, ora non dobbiamo fare altro che accendere S4League e vi dovrebbe apparire il launcher con la foto che avete messo. Ok, mi sembra che potreste anche sostituire anche questi iconi qua con il programma che vi farò vedere forse un'altra volta. Quindi da me è tutto, ciao a tutti. Ah, ok, ciao a tutti.